Ecco, mi sa che è partito. Sì, è partito. Che devo fare? Così. Leva la mano. Ciao a tutti, ragazzi. Finalmente siamo tornati a registrare. Siamo già in macchina da 2 ore e mezza circa. Siamo in Toscana e stiamo andando a San Gimignano. Che è fammi parlare. Avevo iniziato a parlare. Stavo andando alla grande e mi hai interrotto. Conosciuta anche come la New York del Medioevo. Poi scoprirete perché. E comunque niente, adesso arriviamo. Preparatevi a delle riprese con il drone fantastiche. A dopo. Fai con la mano il contrario che hai fatto prima, che è molto bello. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Eccoci qui, appena arrivati a San Gimignano, iniziamo il nostro giretto turistico. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Cause I'm nervous. It's you, oh you, the second I saw you, I'm nervous that it's you, I'm nervous. Pranzo, paninozzi presi, spettacolare. Crema di tartufo, pecorino e prosciutto crudo. Mortadella burrata e crema di pistacchio. Più buono il mio. No, no, non ci penso proprio. Non credo. Eccoci qua, allora, qualche curiosità su San Gimignano. Perché la New York del Medioevo? Perché Manhattan. O la Manhattan? Perché mi sembra ovvio, è piena di torri. Circa, no, circa, ne ha 16. O 16 sono o 14? 16 mi sembra, diceva. E la più alta 54 metri. In pratica ogni torre appartiene ad una famiglia del paese e venivano costruite come a gara per dimostrare la potenza e la forza della famiglia, che quindi cercavano sempre di farle più alte. Tra l'altro ci sono anche le torri gemelle, quindi cioè New York è stata completamente copiata da San Gimignano. Veramente io avrei chiesto il copyright fosse stato San Gimignano. E nulla, molto bella. Molto carina.
Eccoci qui ragazzi, siamo appena arrivati all'abbazia di San Galgano, che è un'abbazia molto particolare perché non ha il tetto. Ma c'ha la porta. Ha una porta, ma non ha il tetto. Ed è molto grande, quindi è molto bello all'interno. Ora speriamo che ci fanno entrare perché sembra chiuso e vediamo. Sì. Non entra nessuno, è entrata abbazia. Ragazzi, delusione totale. Mamma veramente, guarda. Non siamo potuti entrare perché serviva la prenotazione almeno un giorno prima. E io cazzo ne so che... No. E io che cabbo ne so che devo fare la prenotazione il giorno prima, nessuno me lo dice. Più che altro non c'è tantissima gente anche per il periodo Covid, quindi avrebbero potuto farci entrare. Sì, non c'è nessuno e potevamo entrare tranquillamente, invece non hanno voluto i nostri soldi. A proposito, 4 euro per gli adulti. E poi 3 euro. Ma che è? Non devi fare sponsorizzazione, non ci devono, non ci venite. Sono antipatici, era bellissimo dentro, ma pazienza. No, in realtà, ho provato a fare qualche video da fuori e nulla. Però visto la stavano ristrutturando, quindi ci stanno i ponteggi. E quindi? È un po' brutto da vedere. Dici che culo. Ci dobbiamo tornare, ci torneremo e vi faremo vedere l'abbazia bella che è fatta. Potremmo prenotare per domani? E andare domani? Sentiremo, stanno entrando. Vediamo. Adesso stiamo andando a visitare un'altra cosa carina, speriamo che questa almeno aperta, che sta sempre qui, ovvero la spada nella roccia. E bisogna fare un piccolo sentiero per arrivare, insomma, lì. Dai, casca, ti prego. Allora, la spada nella roccia di San Galgano è una storia particolare perché c'era questo Galgano che era un combattente, un soldato che diventa fedele, inizia a pregare e quindi come segno appunto di conversione prende la spada e la infila in quella roccia e lì costruisce appunto quella chiesetta e diventa San Galgano appunto. Nulla, carino, una bella storia. Esatto, ok. Perfetto, la ringrazio. A domani, arrivederci. Prenotato. Perfetto, allora domani la visiteremo, che ci aggiungono anche due nostri amici e gli facciamo questa sorpresa, regalo. Adesso torniamo a casa. Doccia perché fa caldo, abbiamo sudato come dei maiali, schifosi, putridi dentro il fango, sotto 40 gradi di sole. Vero. Stiamo tornando alla base in Toscana, ovvero casa mia Montepulciano, ma prima volevamo passare in una strada che è famosissima perché questa strada è una strada piena di curve con dei cipressi ed è una strada famosa perché anche lo sfondo è stato lo sfondo di Windows. E ora vogliamo trovarla, insomma, vediamo se riusciamo a trovarla, non è semplice. L'abbiamo trovata, è stata difficilissimo perché se mettete le indicazioni non la troverete mai. Abbiamo fatto ricerche peggio della CIA probabilmente, perché è un agriturismo e sta infognatissimo. Guardate la strada per venire che abbiamo dovuto fare in mezzo ai boschi. Ed è questa qui, inizia proprio qua e adesso faccio alzare il drone e ve la faccio vedere.
l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a casa, a Montepulciano, che resta sempre la più bella, non c'è niente da fare. Montepulciano. A casa. Eccola. Ci andiamo a fare una bella doccetta. Poi stasera andiamo a cena fuori, che vogliamo mangiarci una bella bisteccona. E nulla, ci vediamo dopo. Tagliatina, patatine, tagliata col lardo. Eccoci qui, i nostri due amici di fiducia che stanno aspettando. E siamo qui a Montepulciano, pranzetto fatto, drone fatto volare. Consiglio Paolo come guida locale. Cioè, se venite a Montepulciano, chiamate prima Paolo. E così almeno vi spiega un po' quello che c'è, che non c'è, perché... Sono un'ottima guida. È un best buy in questo caso. Il prezzo è di 45 euro. Ammazza. Per il soggiorno compreso in casa mia, con me ovviamente, sono 150 euro. Se non poi... c'è Paolo, di meno. Se c'è Paolo è sovrapprezzo. E adesso torniamo all'abbazia San Galgano con loro e entriamo dentro finalmente. Ma venite più vicino. È un Paolo Pini che sta bevendo. Com'è l'acqua? Buona. Signori, la visita è finita, molto bella, devo dire, merita tantissimo dentro. Mi raccomando, prenotate. Non fate il nostro errore. E adesso si torna a casa. Sei contenta di questi due giorni? Sì, molto belli. Sarebbero dovuti durare un po' di più. Mi raccomando, iscrivetevi e la guida in questo magnifico tour sono 50 euro più riprese drone e foto GoPro. No! Sì. Taglia! Ciao a tutti!